Nel 1989 la sonda Voyager 2 scoprì le due nuove lune di Nettuno Naiade e Thalassa, dal diametro maggiore di circa 100 km. Se ci mettessimo a orbitare attorno a Nettuno dal punto di vista di Thalassa, come fa questa animazione della NASA, Naiade apparirebbe muoversi su una traiettoria a forma di onda. Questo perché, rispetto a Thalassa, l'orbita di Naiade è inclinata di circa 5 gradi. Orbita che la piccola Luna completa in sole 7 ore, trovandosi per metà del tempo sotto Thalassa e per l'altra metà sopra. Tracciando diverse orbite, si può visualizzare la danza perpetua che Naiade intrattiene con Thalassa, un ballo regolato da leggi fisiche chiamato risonanza.